Allora, qui in studio con noi, caro Parenzo, qui in studio con noi c'è un signore contro il quale spesso ti sei scagliato, anche lui, devo dire, ti ha attaccato, sprombattuto. Un intellettuale cattolico di rango, direi, di grande rango, riconosciuto ormai in tutte le televisioni italiane, un grande intellettuale cattolico che si presenta qui col solito maglione nero, con la croce pendente, con la croce di Cristo pendente, e anche incredibilmente con una toga. Con una toga da avvocato, se non sbaglio, no? Assolutamente sì. Maurizio Scandurra, buonasera. Grazie Giuseppe. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Pagliaccio. Sono anche un pagliaccio, ma voglio venire in pace. Innanzitutto, porto, questa volta ho cambiato toga per unire col crocifisso e la toga due tipi di giustizia: quella divina che predomina e quella umana che è rappresentata dalla toga. Che mi ha prestato l'avvocato Federica Barbiero, una delle donne più autorevoli nel combattere il fisco iniquo, nello scagliarsi contro quelle cartelle fiscali ciucche con cui lo Stato prova a prendere soldi ai cittadini. No? Lo Stato invita a fare una rottamazione, tutti autodenunci, il 98% delle cartelle a dovizi di forma. Dice nessuno. Io ho avuto modo di conoscere questa avvocatessa che sta tirando veramente dai fuori dai guai un sacco di gente. Grande avvocato Federica Barbiero di Torino, paladina del fisco. Chi se ne frega diciamo, del nome dell'avvocato, però tu stai dicendo che hai questa toga, diciamo, d'avvocato, perché ti batti contro che cosa? Ti batti contro le cartelle esattoriali del contante, a favore del contante sempre, perché il contante, cioè tu sei a favore, cioè nessun limite al contante. Ma assolutamente, perché il contante è un presidio di libertà. Con tanto di croce, caro Parenzo, dice che il contante è presidio. Nessuno dubitava delle intenzioni del buon samaritano, ma il buon samaritano è diventato famoso perché aveva anche del denaro. Se non avesse avuto del denaro non avrebbe aiutato i poveri che trovava sulla strada. Il buon samaritano non pagava cash a nero, il buon samaritano. Certo che pagava. Non esisteva insomma, il cash. È della terra tua, lo dovrai conoscere bene, no? Usavano i soldi d'oro all'epoca. Brutto idiota, brutto, che paragone è col samaritano. Mi eccito quando lo dici così. Dice anche il buon samaritano pagava nero, ma tu ti rendi conto della stupidità di anche Scandura che vive in castità, qualche istinto sessuale ce l'ha quando sente la voce di Parenzo per correre al bagno. Ricordiamo che tu sei casto. Assolutamente sì. Ma però, che casto, è scemo. Calma, prima di dare giudizi, tu sei casto e sei contro le unioni gay. Ma assolutamente, sono delle cagate gay, non sono delle unioni, sono delle forme di disallineamento cerebrale, sono delle forme di porcate giuridiche. No, ma scusa, non puoi dire porcate giuridiche. Biden oggi, il presidente degli Stati Uniti, che tu sicuramente disprezzi, ma certo, Biden. Certo, forza Trump, dai che 2 anni finalmente arriva. Beh, adesso non esageriamo, anzi anche che non arrivi. Non credo proprio. Il signor Biden, magari viene De Santis, che sarebbe alla grande, Ron De Santis. Io faccio il tipo del signor Ron De Santis. Anch'io, allora, mi unisco. Biden ha detto, c'è stata una decisione negli Stati Uniti importante a favore delle nozze gay, ha detto ognuno ha il diritto di sposare la persona amata. Tu che cosa rispondi a Biden? Scandurra risponde a Biden. Scandurra dice che si può convivere tranquillamente senza bisogno di prendere in giro sia civilmente che religiosamente la più grande istituzione della storia, che è il matrimonio. E il matrimonio è un'istituzione cristiana. Il matrimonio nasce col Nuovo Testamento, col Vecchio Testamento, cioè con i libri che fondano la Bibbia. Non c'è altro matrimonio al di fuori di quello che nasce dall'unione tra uomo e donna. La vogliamo porre biologicamente, la vogliamo porre dal punto di vista del diritto naturale, diritto divino. Un bambino nasce dall'unione di una donna e di un uomo. Due uomini vogliono stare assieme, lo facessero a casa loro, non hanno bisogno di fare l'irrisione del matrimonio. Ma dai, Cruciani. Ma io non so, il matrimonio, io sono a favore del matrimonio, che ti devo dire, Scandurra? Io sono a favore del matrimonio. Non abbiamo mai capito di cosa vive questo psicotico. Io? Ah, guarda. Sì, di cosa vive? Come mangia? Come si nutre? Dicendo le cose, ma io non ho bisogno di pagare la casa, perché fortunatamente non ho bisogno di mutui, sto bene, di casa neanche più d'una, così se ti piace saperlo, ricco. Sai perché? Abbiamo saputo utilizzare bene il contante, pur pagando le tasse, essendo liberi. Caro Parenzo, a te piace controllare, come a certa sinistra di merda, chiedo scusa alla merda se la paragono alla sinistra, perché la merda serve per produrre concime. Il discorso è questo: io sono per una società libera, Cruciani. Il denaro è un bene pubblico, è presidio di libertà, è baluardo contro i soprusi, cioè, del sistema finanziario. Senza limiti, ma certamente, anche perché ci sono fior di rapporti. Anche. Nessuno dice che c'è uno studio recente dell'Unione Europea che oltre il 73% dei pagamenti in tutti i Paesi membri avviene in contanti. Il 73%. Quindi, ma poi attenzione, guarda che conto il predicatore. Guarda che c'è un rapporto recente dell'OCSE che dice che il pagamento in nero.
no, non è pagamento, c'è un rapporto recente dell'Ocse. Vai a studiare, capraccia, vai a studiare, che dice che non esiste alcun tipo di connivenza percettiva tra l'evasione e l'uso del contante. Ma la stessa BCE. Allora, però aspetta, andiamo su un altro tema, andiamo su un altro tema importante. Senti, non sei Trichet, sei solo un coglione. Ho capito, meglio un coglione sano che un intelligente ciucco. Meglio un coglione sano che un intelligente ciucco. Ma almeno io, da me che sono un coglione, nasce la vera vita, quello che questi schifosissimi, presuntuosi, arroganti, irrisori del diritto naturale vogliono, non vogliono capire. Dal coglione scandura può nascere la vita, da due uomini o da due donne che si uniscono insieme. Però scusi, ma lei però non si accoppia. Quindi con lui nessuno. Vive dei soldi dei suoi genitori. Così bene io. Ma lei vive, è casto, cioè non lavora. Assolutamente, ma che lei... problema c'è, Cruciani? No, ma sai, voglio dire, lei si sveglia la mattina e cosa fa? Io ad esempio domattina lei, scusi, mi faccia capire un attimo. Lei, io domattina ad esempio mi sveglio alle 6:50, devo andare a Napoli perché devo fare un convegno. Poi da Napoli mi sposto, devo andare da un'altra parte, insomma, ho una giornata molto impegnata. Lei domani mattina cazzo fa quando si sveglia? Io quando come mi sveglio, prima cosa come che faccio, mi lavo, da vivere in modo onesto, mi lavo, si lava, questo mi preparo, vado a messa tutte le mattine, mi reco nel mio ufficio, saluto le persone che lavorano con me, per me mi sposto nelle aziende con le quali collaboro, faccio il mio dovere, pago le tasse, offro i contanti, un aperitivo, contanti che sono prelevati dal mio conto, già tassato, e quindi nella mia disposizione, nel rispetto delle normative antiriciclaggio. Scusi, Scandura, però la questione è un'altra. Lei perché pensa che due gay non possano fare sesso? Spiega. E lei ma perché non lo dico io, lo pensa Dio? Voglio mica pensare su Dio. No, io eseguo quello che dice. Interpretare Dio adesso. Ma come no? Io non interpreto, lo eseguo. Non ire ad alterum, sesto comandamento, non commettere atti impuri. Quindi portiamo la nostra croce, siamo gay, abbiamo questa prova in questa vita, così come ripeto. Ma non è portare la croce. Ma come no? Ma certo, unirsi perché al sacrificio, alla passione. Ma è una pena. Ma che pena, ma si sta così bene senza avere dipendenze dal sesso? Ma Cruciani, non essere dipendente. Cruciani. Lei ancora non vuole ammettere la realtà, quella di essere omosessuale. Ho capito, ma io posso anche ammetterlo, ma sto benissimo. Ma a differenza degli altri non c'ho bisogno di dover dipendere ma dal lei sesso. Pensa che sia un peccato, però no, non lo penso io, lo dice il Vangelo. Ma lei dunque lo dice il testo, lei dunque il vive nel peccato, lei vive nel peccato, no, perché non, perché non, no, fa, io non vivo nel peccato, io vivo in altri peccati, tutti probabilmente tranne quello, insomma, di fornicazione con persone dello stesso sesso. Questo è il punto, capito? Incredibile, cioè, abbiamo qua, anche se non lo vuole dire, no, sostanzialmente una persona omosessuale che però benissimo dice di salvarsi, di salvarsi dal ma peccato, non sta, perché dirti, non commette quantomeno da questo peccato, ecco. Sì, io non sono pruriginoso, non me ne frega niente delle immagini pornografiche, di gay porn, di YouPorn, di YouTube sì, YouTube no, cioè io vivo bene, la sera mi guardo i miei cataloghi che raccontano la storia dei camion e degli autobus d'epoca, mia grande passione che colleziono come un matto, mi diverto con tantissime altre cose. Ma lei perché chiama il vaccino sierogenico? Perché chiama il vaccino sierogenico? Ma è sierogenico, ma certo, perché, scusi Cruciani, provi a guardare un attimino i dati necrologici di chi muore, no? Soltanto in Piemonte sono aumentati tantissimo le persone tra i 70 e i 75 anni. Uccida il vaccino. Ma certo, non lo dico io, ma lo dice la scienza. Ma la scienza, la scienza non è lo dice. La scienza non ma lo scusi, dice. Cruciani, negli ultimi c'è mesi, scatarro, dell'ultimo scatarro, anno, sono morti una valanga di settantenni. Scatarro, scusi, anche scatarro, in conseguenza del signor secondo, scatarro, terzo, scatarro, quarta scatarro, dose. Se inventassero la quinta, probabilmente scantura, insomma scatarro, continuerebbero. Scatarro, quindi Dio, ho capito. Scatarro. Lo sai chi era Catarro? Era il nome ignorantone Catarro. E invece vedi che hai seppure un ignorante. Catarro era il nome con cui Lucio Dalla comprò e immatricolò la sua barca alle isole Tremite, solo che tu non l'hai mai conosciuto, non ci sei mai stato, a differenza del sottoscritto. Non che invece parli sa dei queste vaccini, cose. Non parli dei lo vaccini, sai qual è il, Cruciani, citando parli, Dalla, lo sai qual è il vino di Parenzo? Lo stronzetto dell'Etna lo produceva il buon Lucio Dalla, grandissima persona, scusi, che ha avuto modo, scusi, di conoscere, Scandura, anni fa. È ovvio che lei è anche contro l'aborto e contro l'eutanasia, mi sembra. Ah, ma certamente. Cioè io l'aborto che cos'è? Un omicidio? Ma certamente, l'aborto. Gravissimo. E dunque gravissimo. I medici che praticano l'aborto che cosa dovrebbero fare i medici? Complici di un omicidio. Complici di un omicidio. Dovrebbe essere incarcerati. Nel suo mondo ideale incarcerati. Cioè il nostro amico Viale, che è un medico a Torino importantissimo tra l'altro, detto quando anche dottor morto, allora, detto dottor morte nella sua città praticamente. Benissimo, benissimo. Lui dovrebbe andare a confessarsi tutte le volte che fa una di queste ma cose. È laico, ho capito, è laico, ho capito, non entrerà nel regno dei cieli come tutti non battezzati, ma non passeranno dalla porta stretta. Io non ci passo perché sono enorme, sono grasso, quello peso 130 kg. Perché quanto pesa lei? Quanto pesa lei? Guardi che la mia e la sua religione, Parenzo, sono la stessa cosa. L'unica differenza è il Nuovo Testamento, ma contro la vita e contro l'aborto il testamento antico è lo stesso dal quale è nato il cristianesimo, quindi lei è un blasfemo, lei è un eretico, ma non diciamo cazzate, ma non diciamo cazzate, ma come no? Però scusi un attimo, signor Scandura, si metta un attimo, si pesima, perché metto che pesa 130, sì, a parte che c'ha due tette enormi, ho visto, c'ha due tette ah, guardi,
tutti quelli che fanno sesso con gli uomini vedessero le mie tette impazzirebbero, peccato per loro. Io, ma ha delle tette incredibili, scusi, lei è un genere molto amato dai gay, quello delle tette così, cioè quello delle tette così, si pesi ho un attimo. Compiuto un peccato, settimo comandamento, non dire falsa testimonianza, sono 122,7 non 130, ho perso 8 kg. 122, lei pesa 122 kg, lei pesa 122 di saggezza e di fedeltà al cristianesimo, scusi, di lotta per la verità. Le sue tette sono una cosa incredibile, lei ha delle tette pazzesche, lei sembra delle... Cruciani? No, ma no, ma per niente, ma sembra una femmina lei. Forse sembra una femmina, cosa me ne frega. Ma no, mi ma poi io sono come Dio mi ha fatto e ringrazio e porto anche il peso della croce, il peso di un corpo importante, però lei per fortunatamente un corpo pesante deve sostenere un cervello altrettanto pesante, perché il cervello è il tetto, il corpo sono le fondamenta, quindi io sono contento così. Cruciani, fermi tutti, grazie Maurizio Scandurra, ma fermi, grazie del suo contributo, fermi tutti. Ma quale contributo?